Allora, è veramente un onore per me essere qui oggi, perché potete immaginare la mia storia da rapper. Già direi ai miei amici rapper, oggi vado al convegno dove si parla di dispersione scolastica. Inizio semplicemente così raccontandovi il mio mondo, la mia storia. Potevo prepararmi un discorso con dei punti, ma ho preferito essere spontaneo e raccontarvi proprio brevemente la mia biografia, perché io mi trovo oggi a fare questo lavoro. Io nasco a Roma, mio papà era un immigrato egiziano, e mia mamma è una donna italiana. Si sono conosciuti intorno agli anni 70, proprio qui intorno, nella zona della stazione Termini. Ho raccontato tutta questa storia nel primo libro che si chiama Vivo per questo. Mio papà, quando ero piccolo, è andato in carcere, quando io avevo circa 3 anni. Quindi immaginatevi essere figlio di un detenuto. Sono cresciuto in una situazione un po' complicata. Mia mamma si è trovata da un giorno all'altro a dover sostenere la famiglia, due figli, quindi io e mia sorella. Per un periodo siamo stati ospiti a casa di mia zia e mio zio era un poliziotto. Quindi io da piccolo passavo le mie giornate, soprattutto il sabato quando andavo a trovare mio papà, andavo a trovarlo a Re Bibbia o a Regina Coeli, perché è andato sia a Re Bibbia che a Regina Coeli e anche in altre carceri italiane purtroppo. E io poi ritornavo a casa e c'era mio zio poliziotto. Quindi sono cresciuto veramente con un po' di confusione, un po' di disagio anche in questo, no? Quando ho iniziato ad andare a scuola, devo dirlo, mia mamma purtroppo non aveva proprio il tempo per seguirmi. Mia mamma è stata un esempio importante nella mia vita. Se io sono quello che sono, lo devo dire grazie a mia mamma. Mia mamma mi ha dato un esempio positivo, quindi mia mamma si alzava alle 5 della mattina, andava a lavorare e la rivedevo la sera. Mia mamma sapeva che io andavo a scuola, ma in realtà io entravo dal portone, facevo finta di andare a scuola e non ci andavo, lo dico. Come tanti ragazzi purtroppo, mi ritrovavo in strada a frequentare Roma, a frequentare le strade di Roma, la mattina, e in tutto questo ho vissuto anche situazioni un po' pericolose, lo posso dire. In tutto questo avevo il disagio, avevo la rabbia dentro, lo dico, anche lo stigma, perché comunque essere figlio di un detenuto per me era qualcosa che io non dovevo raccontare a nessuno, quindi io mi vergognavo, questo lo uso, proprio la vergogna, quello che io avevo a scuola. Soprattutto quando a scuola si chiede a un ragazzo che lavoro fanno i tuoi genitori. Quello era un momento che mi metteva proprio paura, perché era difficile per me raccontare a tutti quando andavo alle elementari che mio papà era detenuto in un carcere perché era un trafficante di droga. Non era facile, quindi inventavo, lì ho iniziato ad inventare, quindi lì probabilmente la capacità che ho di scrivere le storie è nata in quel momento. Dicevo che mio papà viaggiava, l'ho sempre raccontato. Dicevo che mio papà viaggiava, non c'era mai, lavorava all'estero e in tutto questo però nasceva un sentimento che era quello del disagio, del sentirti emarginato, quindi messo all'angolo in qualche modo. Mia mamma mi aveva fatto capire in qualche modo che io non dovevo parlare di questo. Già dal mio nome, immaginatevi la mia storia, io sono nato a Roma all'anagrafe Amir Issa. Inizio ad andare a scuola. E in quel periodo storico, quindi nei primi anni 80, non c'erano molti bambini come me. Ancora, e quindi un po' di presa in giro. Mia mamma, con tutto l'amore che può metterci una mamma, con l'istinto di protezione, quindi no? Non l'ho mai accusata di questo, mi fece cambiare nome e quindi io mi sentii chiamare Massimo, con un nome proprio tipicamente italiano. E vi farà anche ridere, mia mamma mi ha chiamato Massimo perché era fan di Massimo Ranieri. Quindi io poi sono diventato un rapper, però. In tutto questo. Sentendomi chiamare Massimo, comunque la mia faccia, i miei tratti somatici, guardandomi allo specchio, mi chiedevo veramente dove erano le mie radici, no? Però potevo sembrare un bambino del sud, un ragazzo calabrese, siciliano, e quindi in tutto questo, diciamo, chiamarmi con un nome italiano mi proteggeva un pochino di più magari dalle discriminazioni. Piano piano crescendo, ho avuto la carta d'identità in mano, ho letto Amir Issa. E da là c'è stato un periodo un po' complicato in cui sono andato alla ricerca un po', come si dice, della mia identità. In tutto questo la musica rap arriva come uno scontro. Mia sorella porta a casa una cassetta, ascolto una canzone rap e in quel momento ho pensato che il rap potesse essere uno strumento per sfogarmi, per raccontare. Era tutto quello che io tenevo dentro, tutto quello che non raccontavo. Ho messo la penna sul foglio quando avevo circa 16 anni. Oggi ne ho 43 e non ho mai smesso. Cioè, l'ultima canzone l'ho pubblicata, si chiama Non Respiro e l'ho pubblicata quando purtroppo è morto George Floyd. Abbiamo dedicato una canzone al caso di George Floyd. Poi dopo forse
Martina mi diceva forse voleva ascoltare la canzone Non Respiro, vediamo, la volevi ascoltare Martina, poi la sentiremo dopo. Comunque inizio a scrivere le canzoni, a raccontare la mia storia, inizialmente semplicemente autocelebrandomi. Qui entriamo un po' più nel rap, proprio vi capiterà a tutti di ascoltare i rapper che si autocelebrano e dicono sono figo, sono così, sono così. All'inizio mi piaceva, mi faceva sentire qualcuno, mi faceva sentire in un gruppo di persone, ero fuori dalla periferia, da Tor Pignattara, io sono cresciuto a Tor Pignattara, un quartiere di Roma che penso chi vive a Roma e anche chi non vive a Roma conosce, in un periodo storico in cui le famiglie di immigrati o i figli di immigrati erano pochi, quindi io scappavo proprio dal mio quartiere, andavo in centro, andavo a Piazzale Flaminio perché c'erano tutti i ragazzi appassionati proprio di rap, di graffiti. Questo ve lo sto raccontando perché parallelamente a questo c'era la scuola e quindi la scuola in quel momento per me non era attraente, quindi in quel momento io scappavo. Mia mamma, dopo che feci 3 mesi di assenze, un giorno mi accompagnò a scuola, prese un permesso e io proprio l'ho raccontato nel primo libro, entrai, ciao mamma, e poi esco dal retro e vado verso Cinecittà. Questo lo devo raccontare perché sono qui per raccontare la mia storia e sono onesto. Sono arrivato ad avere una proprietà di linguaggio, a scrivere, ad essere appassionato di letteratura, di poesia. Oggi collaboro con Fondazione Treccani e ci sono arrivato solamente grazie alla musica rap. Quindi questa musica che nell'immaginario comune, nella società è vista come una musica diseducativa, che promuove messaggi violenti, perché questo è quello che si sente dire. Ed è uno stereotipo. E va detto che ci sono stereotipi su tutto, anche sul rap. C'è anche quel tipo di rap, e ve lo dico, c'è, ma c'è anche tantissimo altro. Io quando ho iniziato a scrivere le rime, iniziavo a scrivere le parole, non avendo studiato a scuola, dopo un po' mi sentivo limitato rispetto ad altri rapper che avevano magari studiato di più. Ed è lì che ho iniziato a prendere i libri. Io a casa non avevo una libreria, quindi è facile dire ai ragazzi di leggere i libri, no? Però è facile quando uno ha un esempio, quando tu vedi tua mamma che legge, quando vedi tuo papà che legge, quando magari un giorno tua mamma ti dice ti porto a teatro, oppure ti porto in un museo, come faccio io oggi con mio figlio. Io oggi ho un figlio che ha 22 anni, quindi ho avuto mio figlio a 21 anni, ora ha quasi la mia età, cioè la mia età quando lui è nato, sì. Quindi sì, quando è nato mio figlio ne avevo 21. Mio figlio, ad esempio, qualche giorno fa eravamo a Bologna, siamo andati a un bel museo, siamo andati in giro per la città e lo facciamo sempre, ma io da piccolo non l'ho mai fatto, non ho mai visto mio padre leggere un libro, mia mamma leggere un libro, nemmeno mia mamma era quasi analfabeta, mio padre parlava l'italiano non benissimo e quindi in tutto questo il rap mi ha proprio aiutato. Il mio libro, e l'ho portato per farvelo vedere, questa è una cosa bella perché è uscito oggi in una nuova versione, proprio ho fatto un post stamattina. Si chiama Educazione Rap, l'ho proprio chiamato così perché è una provocazione per me chiamarlo Educazione Rap, no? Allora in tutto questo c'è il carcere, ho iniziato ad occuparmi dei ragazzi nelle periferie con dei laboratori in cui scrivevamo le rime circa nel 2008, quindi nel 2008 dopo un percorso ovviamente nella discografia tradizionale, quindi io dall'inizio del 2000 al 2008 ho pubblicato dischi, semplicemente raccontando chi ero, ma non avevo ancora raccontato il carcere, la storia di mio padre, nelle rime, in tutto il rap della mia prima, diciamo, fase non c'è. Poi mi invitano un giorno ad andare a Re Bibbia, quindi un'associazione di ex detenuti che si chiamava Belli come il Sole, mi invitò a Re Bibbia a cantare nel teatro di Re Bibbia, senza sapere niente della mia storia. E lì ho iniziato ad avere una sensibilità. È lì che quel giorno entrai nel carcere di Re Bibbia, fu un momento forte per me perché ero adulto, comunque ricordavo tutte le storie che avevo vissuto. Mio padre era a casa in quel momento, tornai a casa e scrissi subito una canzone che si chiama 5 del mattino. Vi invito ad ascoltarla, chi vuole dopo la può cercare, la trovate su YouTube, su tutti i social, su Spotify. 5 del mattino, è forte, è una canzone forte, ma è stato lo sfogo in musica di un bambino. Io proprio mi ricordavo delle scene e delle immagini e le ho raccontate. Da lì vengo contattato da questa associazione di un quartiere di Roma che si chiama Pietralata, lo conoscete forse, un quartiere di periferia. Mi portano a San Basilio, che è tristemente noto come quartiere purtroppo con una grande piazza di spaccio.
Mi portano nel 2008 a San Basilio e mi dicono: Amir, puoi, se ti va, passare il pomeriggio con questi ragazzi. Erano tutti ragazzi segnalati da assistenti sociali, quindi bambini che avevano i genitori o tossicodipendenti o che erano proprio in carcere. Passavamo il pomeriggio scrivendo delle rime, facendo delle canzoni. Quelli sono stati dei giorni bellissimi, perché parallelamente andavo a fare i concerti, andavo in tour, però poi quando mi ritrovavo con quei ragazzi sentivo dentro di me che ero proprio a mio agio, cioè che quello era quello che io dovevo fare. Era quasi un istinto, forse ho capito lì che la mia missione probabilmente era scendere dal palco dove facevo le battle di freestyle, dove stavo lì a celebrarmi, anche io appena ho avuto il primo contratto, la prima cosa che ho fatto era comprarmi una catena d'oro, lo dico, mi sono comprato una catena d'oro, mi sono comprato le Nike, tutte queste cose che spesso vi capiterà di sentire da ragazzi giovani che parlano di rap e di queste cose qua, l'ho fatto anche io, oggi non ho più bisogno di questo, però in quel momento avevo bisogno di dimostrare a tutti che io ce l'avevo fatta. Come facevo? Con i beni materiali, con gli oggetti. È una cosa che adesso capisco, tutto questo processo. In quel momento era istintivo, perché vedevo mio padre parallelamente in carcere che aveva un catenone d'oro largo così, capite? Cioè proprio mi ci identificavo, e vedevo i rapper americani poi che avevano tutto, no? Quegli agghindati con le macchine di lusso, pensavo che fosse quello. In realtà, quando mi sono trovato con quei ragazzi, ho capito che il rap per me era stato uno strumento che mi aveva salvato, mi aveva dato le parole, mi aveva avvicinato alla cultura, ed è quello che io ho voluto fare da quel momento fino ad oggi. Quindi da quel momento, stranamente, la carriera discografica è andata sempre un pochino, diciamo, scemando, e sono diventato sempre più presente in questo tipo di progetti, con penitenziari minorili, adulti, e ho collaborato ad oggi, penso, con tutte le realtà e le associazioni che si occupano di questo. A Roma tantissimo, lo dico, con Caritas, spesso sono andato a Re Bibbia, sono stato, e questa è stata una delle esperienze più belle, a Regina Coeli, nel carcere dove andavo a trovare mio papà da bambino, il mio libro, il primo libro, è stato inserito nella biblioteca. Quindi prima l'ho presentato grazie a Biblioteche di Roma, e poi abbiamo fatto un bel laboratorio, dove semplicemente accolgo tutti quelli che partecipano e cerco di fargli scrivere delle canzoni. Ovviamente, va detto, ci sono dei momenti in cui ci sono persone che partecipano, non sanno bene l'italiano, non hanno magari l'intento di diventare dei rapper, ma comunque io accolgo tutti quando faccio questo tipo di progetti. Anche chi magari non è bravissimo a scrivere le rime, va bene. Cosa sai fare? Gli dico, sai disegnare, disegna il logo magari del nostro gruppo. Cioè cerco sempre di includere tutti, perché quello che faccio io, e lo dico, non è un corso di rap, non è un laboratorio di rap, e fatico anche io a chiamarlo così, perché spesso mi presentano e dicono: Amir, fai laboratori di rap, fai corsi di rap. Il mio progetto serve per dare alle persone uno strumento, che è quello del linguaggio, della parola, perché il rap è facile, perché il rap funziona. Ci troviamo qui dentro, io lo posso dire, no? Perché qualcuno di voi che è seduto dice, magari potremmo fare un corso di poesia. Il rap è divertente, quindi quando parliamo di ragazzi magari un po' più piccoli, gli piace, già lo ascoltano, si immaginano tutto questo mondo dei rapper di cui vedono i video, però da lì è un'esca, serve per attirare la loro attenzione. Poi dentro ci mettiamo dei messaggi importanti. Quando lo faccio ad esempio nelle scuole, prima c'è un bel lavoro che faccio con i docenti. Allora, di cosa vogliamo parlare? Dove vogliamo arrivare? Parliamo di omofobia, di violenza sulle donne, di razzismo. Questi sono i temi sociali di cui è importante parlare a scuola. Come lo facciamo? Semplicemente facendo un dibattito, e la restituzione avviene attraverso dei testi scritti in rima. Quindi non è molto diverso da quello che facevo io a scuola o che cercavano di farmi fare con i temi. Ok? Quindi i temi. Si faceva un dibattito e si scriveva il tema. Da lì ho iniziato a viaggiare, ho iniziato ad andare un po' in giro per l'Italia, sono andato a Firenze a collaborare al Gozzini con un progetto, un bel progetto, lo voglio menzionare, che si chiama Sbarre Mic Check, dove addirittura dentro al carcere c'è un piccolo studio di registrazione, dove addirittura si registrano delle canzoni. Immaginate a livello simbolico, per delle persone che sono lì, scrivere una canzone e sapere che quelle rime, quelle parole poi in qualche modo comunque possano essere ascoltate da tutti quanti. Non è un corso di rap, perché l'obiettivo, lo dico sempre, non è far diventare i partecipanti dei rapper, perché non è detto che tutti vogliano fare il rap o vogliano diventare dei rapper, semplicemente lavoriamo ragionando cosa mi è successo, cosa ho fatto, scriviamolo, leggiamolo,
Capito? Poi facciamo una lettura collettiva tutti insieme. Tutte queste cose di cui vi sto parlando le ho raccontate tantissimo nelle interviste, nei miei libri, nei miei progetti. Quindi oggi io sono qui per portare una testimonianza. Proprio stamattina, e questa è una cosa bella, sono passato, prima di venire qui, alla sede di Treccani, che è a Piazza dell'Enciclopedia. Abbiamo fatto un'intervista dove abbiamo raccontato proprio cosa stiamo facendo. Con Treccani in questo momento ci sono due progetti su cui io sono coinvolto. Il progetto si chiama Ti Leggo, uno al carcere minorile di Airola e l'altro a Catanzaro. Quindi abbiamo prima fatto ascoltare delle canzoni ai ragazzi. La mia fortuna, e lo dico, fortuna adesso lo posso dire, è il fatto che essendo figlio di un detenuto, avendo avuto questa storia personale difficile, quando parlo con i ragazzi, gliela racconto, si identificano, cioè ci troviamo in quel momento ad essere vicini. Allora non è il mio talento, c'è il mio talento nella scrittura, c'è il mio talento, ma c'è anche questo. C'è il vedere qualcuno che entra lì dentro, che loro vedono come qualcuno di loro. Questo funziona molto. Funziona con i minori e funziona anche quando vado nel carcere degli adulti, perché raccontargli la mia storia fa capire a delle persone adulte che sono lì, che i figli, i loro figli che sono fuori nel carcere, non è scontato che debbano seguire quella strada, perché questo è quello che viene detto per stereotipo. Quindi il figlio di un detenuto diventa anche lui un delinquente. Nella mia storia non c'è questa cosa. C'è stata mia mamma, c'è stata la musica rap, c'è stata la voglia mia anche, no, di riscatto, di non accettare il destino. Non volevo accettare quello che la vita mi aveva messo davanti. Ho detto io ce la posso fare, in qualche modo ci provo. Mi ci sono impegnato tantissimo, ho faticato tanto, però sono arrivato fino a qui. Grazie. Grazie mille. Tra l'altro, Amir, sarai presente con noi anche domani. Domani. Quindi, domani, vero? Sì, volevo... Quindi se qualsiasi persona dopo sì, vuole fare domande o appunto... Io oggi, purtroppo adesso ho un altro impegno, scusate lo dico, però domani io sarò qui, chi è interessato possiamo farci una chiacchierata. Se anche durante contare. Gruppi di lavoro, sì. Per cui anche penso per voi che lavorate come educatori e come docenti, la possibilità proprio di informarsi di più su questa metodologia che aiuta i ragazzi. Sì. E volevo farvi sentire un pezzo, sì, magari, se qualcuno sentire, volete... Non respiro, allora? Vi faccio sentire una strofa, vi faccio sentire di Non respiro. Questa canzone è uscita proprio purtroppo pochi giorni dopo che è morto George Floyd, mi sono sentito molto toccato da quella storia. Ho pianto tanto e volevo contribuire in qualche modo, volevo dire quello che pensavo. È uscita questa canzone insieme a Davide Shorty e David Blank. Ve la faccio sentire in piedi, sì, magari mi metto certo. Lì. Okay. Non respiro. Mamma, non respiro, so un ginocchio sulla faccia, vivo al centro del mirino da quando sto nella pancia. La mia gente è stanca, vittima della sua rabbia, ostaggi della fame, angeli in cielo come Abba. Mamma, non respiro e ghiaccio freddo questo asfalto, ti stringo mentre prego pensando a somai la sacco. La coscienza chiama, stai sicuro che rispondo, porto sulle spalle il peso dell'odio del mondo. Per i miei fratelli pronto a scendere giù in guerra, meglio morire lottando che vivere steso a terra. Pagine sbiadite, questo libro va riscritto e quando verranno a prendermi sai che non starò zitto. Per mia mamma e soprattutto per mio figlio, per mio padre il Sayed che è scappato dall'Egitto. Siamo tutti uguali come Allah e come Cristo. Odio il razzismo, amirissa, sangue misto. Grazie.